Emanuele Busiello, titolare di Comcoach, la notte del 28 giugno c'è stato un raid ai danni della sua attività. Siamo a Barra, un quartiere dove è molto pressante la criminalità organizzata. Cosa è accaduto? Allora, in pratica tramite il vicinato siamo stati avvisati da fiamme e fumo che usciva e il nostro primo pensiero è stato una dimenticanza magari del personale, del gas, una qualsiasi dimenticanza. E mentre invece appena siamo corsi qui per capire l'accaduto abbiamo subito notato che le fiamme partivano dall'esterno, quindi la paura è continuata a crescere perché comunque il nostro locale è tutto alimentato a gas e adiacente al nostro locale noi abbiamo oltre che diverse attività anche diversi abitanti, tra cui nel palazzo ci sono 6 famiglie. E la cosa, diciamo, in fin di bene, se ci può andare, può essere detto che è andata nel migliore dei modi, perché si sarebbe potuto veramente trasformare in una catastrofe se le fiamme avessero raggiunto il condotto o altrettanto il gas diretto. E fortunatamente abbiamo modo e tempo e altrettanto età per ripartire. E al di là dei dispiaceri, perché comunque è un quartiere che conosciamo, però ci siamo nati e ci crediamo tanto nel nostro popolo. Emanuele, ecco, voi siete imprenditori giovani, avete aperto con tanti sacrifici in un momento storico che non è facilissimo. Viene da chiedersi, continuerete, rimarrete qui, ve ne andrete? Noi abbiamo una visione futuristica non solo per l'attività ma anche per il popolo e chi ci circonda, che ci ha sempre dato forza da prima che il locale era in essere, e anche nel momento in cui abbiamo aperto abbiamo avuto molto sostegno e non ce l'aspettavamo, però abbiamo avuto bei riscontri. E nonostante questo però la forza non demorde, nonostante la delusione, sicuramente il rammarico, però siamo qui. Un messaggio positivo anche per i giovani di questo quartiere a non mollare, ad andare avanti e a lottare tutti insieme per migliorare le cose? Indubbiamente, basta volere. Il mio motto è sempre stato volere e potere, al di là delle mille complicazioni che comunque serviranno sempre per migliorarsi, per avere delle esperienze differenti rispetto a quelle della giovane età. Però il mio consiglio è quello di fare quello in cui credete o di sposare un progetto, una visione, qualunque essa sia. Al di là dell'esito positivo o negativo, sbagliando si impara. Gianni Forte, a pochi passi da qui, c'è una delle sue attività che nei mesi scorsi è stato oggetto di rapine, ma anche punto di partenza di un'importante marcia della legalità nel quartiere. La sua presenza è la testimonianza dell'importanza di far rete sul territorio. Uniti si vince, si ha meno paura e ci si fa forza l'uno con gli altri. Purtroppo questo, come spiegava Emanuele, che ho visto crescere e poi il nipote del mio socio, è un locale nato da una passione, da tanti sacrifici con i fondi di Invitalia, creato da 2 giovani e con un team di giovanissimi, tutti ragazzi studenti, con voglia di fare. Dopo tanti sacrifici vedersi incendiare il locale da un balordo che arriva e dà fuoco al locale. La criminalità su questo territorio purtroppo cresce a dismisura. Noi chiediamo come sempre più forza dell'ordine, chiediamo più presenza delle istituzioni e controllo del territorio, non possiamo essere abbandonati. L'altro giorno, mercoledì, c'è stata una rapina a 5 metri, la notte del 28 non solo hanno dato fuoco a questo locale, hanno dato fuoco anche a un CAF di fronte alla Guardia di Finanza. Siamo davvero esasperati, abbiamo bisogno di più controllo e più presenza dello Stato. Io dico a loro di non mollare, hanno tutta la nostra solidarietà, la mia solidarietà, e di andare avanti a testa alta, perché io credo che lo Stato tarda a rispondere, però la legge non dimentica, per cui la giustizia prima o poi arriverà. Abbiamo fede e facciamo lavorare i carabinieri che sono intervenuti e la procura.